Mentre il rumore dei temporali estivi accompagna le nostre passeggiate nel bosco durante il mese di giugno o all'inizio del mese di luglio, il fatto che si formino delle precipitazioni temporalesche significa anche che negli ambienti collinari e montani ci possano essere delle giornate con delle medie precipitazioni, anche della durata di qualche oretta, che colpiscono solo piccole zone del sottobosco. E queste piccole zone del sottobosco possono essere spesso e volentieri delle zone dove l'umidità si concentra nelle radure esterne, quindi il temporale colpisce sulla radura esterna, e nelle zone di fosso immediatamente nei pressi. Quindi le brevi precipitazioni che cosa fanno? Riescono a mantenere più umido lo strato fogliare che si può trovare all'interno di queste piccole fossette e permettere durante la stagione estiva la fruttificazione di alcuni esemplari di porcini come il Boletus reticolatus o Boletus estivalis. In questo caso vediamo che proprio al limitare tra la radura esterna e la zona di fosso umida, la concentrazione dell'umidità del temporale che si sta avvicinando anche al bosco in questo momento ha permesso a questa famiglia allargata di Boletus estivalis di fruttificare. E pensate che nel resto del bosco non si vede l'ombra di una specie di funghi e il terreno risulta piuttosto siccitoso. Questo proprio perché la localizzazione dei temporali nel mese di luglio, nel mese di giugno, ma comunque preferibilmente durante la stagione estiva, è la chiave di volta per riuscire a scoprire queste sorprese anche nei periodi più siccitosi. E ora vediamo come anche nella radura esterna ciò influisca, perché le condizioni di piovosità hanno mantenuto umido anche lo strato erboso dell'erba all'esterno del nostro fosso e hanno permesso a questo esemplare di svilupparsi anche in tutta la sua bellezza. Tanto prima della raccolta abbiamo verificato, muovendo leggermente con un bastoncino, che non ci siano sorprese o piccoli animali del sottobosco che si nascondevano all'ombra del nostro porcino estivo. E come notiamo, il verde della radura, l'erba, la felce, l'esternità della radura, quindi il temporale che sta in questo momento colpendo proprio con poche gocce, quindi un temporale non intenso, sta bagnando con poche gocce anche il nostro porcino estivo e quindi di conseguenza mantiene umido anche il nostro fosso. Queste brevi precipitazioni favoriranno comunque lo sviluppo imprevisto di alcune meraviglie del sottobosco. E con proprio il temporale in arrivo andiamo a raccogliere questo meraviglioso porcino estivo o Boletus estivalis, pronto per finire nel cesto. Proviamo ad usarlo come ombrello perché il temporale alle nostre spalle comincia proprio a fare ciò che abbiamo appena visto. Come notiamo e percepiamo anche dal rumore, la pioggia cade nella radura più esterna del nostro bosco, bagna questo punto di erba a poco, l'umidità che viene mantenuta dall'erba anche durante la calura della giornata estiva si trasmette alla fossa, e nella fossa di fatto poi possono fruttificare ancora degli esemplari di splendida fattura nonostante magari le elevate temperature delle ore diurne. Quindi questi accenni temporaleschi localizzati e a volte molto brevi di fatto costituiscono un'ottima chiave di volta
e un ottimo segreto o un ottimo colpo di fortuna, come in questo caso, da essere presenti nel posto giusto al momento giusto, osservando con rispetto la natura che ci circonda.